Una patologia che è diventata estremamente frequente è quella che si chiama stenosi aortica. Stenosi significa la valvola non si apre bene. Questa valvola non si apre perché nel tempo si calcifica. È infatti una patologia tipicamente dell'anziano, salvo eccezioni in cui per altri motivi più rari questa valvola non si rovini prima. Quindi generalmente dopo i 70 anni, quindi siccome l'età media è aumentata, ovviamente adesso è una patologia estremamente frequente. E quindi cosa significa? Che bisogna operare sempre questa patologia? No. Per fortuna oggi sappiamo che è meglio operarla quando in questo caso sono presenti i sintomi. Generalmente preoccupa molto questa malattia perché interviene in una popolazione anziana, quindi che ha già altre comorbidità, quindi malattie di altro tipo, non so, polmonari, renali, oppure il paziente cammina male. E quindi in questo caso la chirurgia risulta essere molto invasiva, molto anche aggressiva sul fisico di una persona anziana. Per fortuna negli ultimi anni è intervenuta la tecnologia con estremo successo, ci ha permesso di arrivare anche a dei risultati clinici eccellenti. Ma perché è così pericolosa la stenosi aortica? Perché purtroppo dall'insorgenza dei sintomi fino al decesso la mortalità è altissima e quindi non lascia molto tempo, passano pochi mesi. Ecco perché occorre sempre rivolgersi a un cardiologo esperto o a centri che praticano anche chirurgia cardiaca o transcatetere per poter avere comunque una second opinion, perché è una malattia che può essere invece facilmente curata. Ogni intervento ricordiamo che ha un rischio, ma occorre sempre valutare la bilancia fra il rischio e i benefici, quindi da dove si esce e cosa serve l'intervento. Al posto di fare un'incisione sul torace, quindi una sternotomia, e quindi ovviamente aprire la cassa toracica di un paziente anziano, pensate un po', oggi è possibile invece fare lo stesso intervento attraverso un catetere che viene infilato dall'arteria femorale, quindi perifericamente, per cui sul torace non c'è alcuna cicatrice, non c'è alcun taglio. Quindi il paziente addirittura in alcuni casi può essere leggermente stordito, diciamo, da un'anestesia abbastanza leggera, in alcuni casi non è possibile, quindi viene anche addormentato come per un intervento normale, ma di fatto è un intervento poco invasivo, perché comunque risolve un problema grave e con un trauma molto più piccolo e accettabile, soprattutto nei pazienti fragili. Questa chirurgia transcatetere, quindi attraverso un catetere, ha avuto talmente successo che oggi iniziamo a farla anche in pazienti molto più giovani, quindi con un rischio in realtà intermedio, cioè non solamente nel paziente molto anziano, molto provato, ma anche in pazienti più giovani. In che cosa consiste? Praticamente questo catetere, passa attraverso la valvola che non si apre. E a quel punto, attraverso una specie di palloncino, viene schiacciata questa valvola che non si apre e si apre invece una specie di ombrello che contiene una valvola nuova. E quindi, immediatamente dopo qualche minuto, il cuore riprende finalmente un lavoro normale dopo anni di affaticamento e di lavoro più intenso. La stenosi aortica può essere risolta quindi attraverso questo intervento transcatetere, che poi un intervento vero e proprio non è, perché, come dicevamo, non c'è alcun taglio sul torace, ma solo una piccola incisione all'inguine. È un intervento che oggi viene eseguito in tantissimi centri, alcuni con più esperienza. Ecco, tengo a sottolineare che il nostro gruppo GVM è il gruppo in cui si impiantano più valvole transcatetere in Italia per numero di interventi. Quindi questo ci rende particolarmente orgogliosi anche perché riusciamo a trattare pazienti estremamente anziani e con gravi comorbidità.